Ciao da Luci, oggi faremo insieme questa bellissima borsa, piccina piccina ma veramente molto graziosa. L'avrete riconosciuta, è la Miss Baby della nostra amica Federica Varisto in Trecci Preziosi. Ora io poi le darò un nome mio, ovviamente tenendo Miss Baby come riferimento perché comunque lei è. E vi faccio vedere cosa c'è nel kit. Allora, nel kit troverete i due laterali. Io uno ovviamente l'ho già agganciato per fare le mie dovute prove. Troverete la catena, troverete la patellina con la chiusura, ecco qui, a ribaltina. Vedete, molto 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 bella. Guardate che bella pelle, è rifinita benissimo, come tutti i materiali della Fede in Trecci Preziosi. Vi servirà inoltre, allora, questo qua è un tripolino slim, una rocca di tripolino slim. Questo è quello che ho usato io, ma potete usare qualsiasi altro filato. Io ho usato il tripolino slim, vi assicuro che è fantastico e non la userete tutta perché guardate, io il pannello l'ho già fatto e mi è avanzato ancora più di metà della rocca, quindi comunque non lo userete tutto, lo userete poi per qualcos'altro. Un ago da lana o tirafettuccia, io ho usato un uncinetto numero 3. Quindi il mio pannello è già fatto, vi dico subito la misura, dopodiché andiamo avanti insieme. Quindi vi faccio vedere sia la partenza che come rifinirlo. Allora, il mio pannello è lungo 30 centimetri per 17 centimetri, quindi ed ho avviato 28 catenelle più una per girare, quindi 28 più una significa che dobbiamo avere all'inizio del primo giro 28 maglie basse, quindi la catenella per girare non si conta. Ora partiamo, vi faccio vedere la partenza e poi vi faccio vedere come rifiniamo, come facciamo i laterali, come foderiamo e come induriamo. Scusate il rumore, ma vi servirà anche della stoffa e ovviamente io userò della salpa molto sostenuta per indurire il pannello, ma faremo tutto insieme, non vi preoccupate, non lascio nulla al caso. Quindi ora vi faccio vedere come avvio e come faccio partire il lavoro. Comunque sappiate che sono giri di andata e ritorno di maglia bassa, quindi semplicissimi. Comunque, se c'è qualcuna tra voi che è principiante, io faccio vedere anche la partenza. Benissimo, andiamo! Partiamo quindi con l'anellino mobile, in questo modo, e andiamo a caricare, andiamo a fare la nostra catenella. Ora io ne farò, essendo un campione, una più piccolina. Comunque voi ricordatevi che dovete montarne 18 più una, scusate, 28 più una, quindi il totale dovranno essere 28 maglie alte perché l'ultima serve solo per alzare il lavoro. Fatte queste 28 catenelle più una, entrate nella seconda dall'uncinetto e iniziate a fare le vostre maglie basse in questo modo. Intanto io mi srotolo il filo. So che quasi tutte lo sapete fare, ma ovviamente io non do nulla per scontato. Potrebbero esserci anche delle amiche inesperte e vi dico che questa borsa è fattibile veramente da tutti perché, come le borse, tutte le borse con lavorazione a pannello, è estremamente semplice.
Quindi arrivati a fine giro, catenella, volto il lavoro e ricomincio a lavorare. Per i primi giri vi consiglio di contare le maglie perché può capitare che ne saltiate qualcuna, quindi controllate che siano 28 maglie. Ora, se cambiate filato, potrebbero volerci più o meno maglie a seconda del filato e della vostra mano. Fate fede ai centimetri, quindi i centimetri devono essere 17 di larghezza e 30 di altezza. Quindi, se cambiate filato, sapete che dovete regolarvi di conseguenza, tenendo fede ai centimetri e non alle maglie. Perché appunto ognuno può avere la mano più larga o più stretta, ognuna può decidere di usare un filato diverso da quello che ho usato io e un uncinetto diverso da quello che ho usato io. Quindi fate fede ai centimetri e non tanto alle maglie. Io ora vi sto dicendo quelle che ho lavorato io, però tenete sempre presente questo. Centimetri e non maglie. Quindi proseguite in questo modo fino ad ottenere, scusate sempre il rumore, mi è appena cascato il mondo, questo pannello. Questo pannello ovviamente ora noi insieme lo andremo a rifinire, quindi andremo a fare tutto attorno il perimetro, quindi la rifinitura del perimetro a maglie basse. Lo facciamo subito insieme. Quindi arrivati all'ultima maglia che ci porta ai 30 centimetri, non facciamo altro che fare una catenella, rientrare nella stessa, in questo modo, e fare la maglia bassa. Intanto andremo a nascondere tutte le varie codine che ci troviamo nel nostro cammino. Ora entriamo lateralmente ad ogni maglia che incontriamo. Mi raccomando, prendetele tutte. Una sarà un po' più forata, una dovete allargarla per vederla. Vedete che questa rimane più stretta perché è quella di ritorno. Quindi dovete averle tutte. Per essere sicure, potete contare i giri e quindi sapete che le maglie che dovete avere devono essere pari ai giri che avete fatto. Ora io ho tirato dentro un po' i fili di codina, vado a tagliarli, giusto per non portarmeli dietro per tutta la lavorazione. Ecco qua, li vado a tagliare così non mi danno più fastidio e proseguo nel mio lavoro fino ad arrivare al prossimo angolo dove farò esattamente la stessa cosa. Comunque, vi volevo far notare come sto lavorando? Sto lavorando con un'impugnatura a penna perché questo filato è veramente molto molto morbido. Quindi anche per chi solitamente non lavora i cordini o comunque fa veramente molta fatica a lavorare i cordini, questo filato è morbidissimo. Di solito l'impugnatura che si usa per le borse è quella vedete, a coltello, in questo modo, perché il cordino è rigido e si fa fatica. Invece, vedete, io lo sto lavorando a penna. Io sono abituata a lavorare a penna, a meno che il cordino non lo richieda. E come vedete, sto lavorando mo in maniera molto fluida con l'impugnatura a penna, quindi devo dire che è tutto molto semplice. Quindi, cosa facciamo? Andiamo avanti, la rifinitura fino a quest'angolo ve lo faccio vedere e poi ovviamente si continua tutto nello stesso modo. Eccomi qua arrivata all'angolo, quindi ho lavorato nella maglia d'angolo, faccio una catenella, volto il lavoro e rilavoro in quella stessa maglia, perché così mi ritrovo, diciamo, dall'altro lato. Ora vado a lavorare come se stessi lavorando, ecco qua, come se stessi lavorando una maglia sotto. Quindi vedete, vado non qui nella catenellina,
ma una maglia sotto, come se stessi lavorando a canestro, quindi entro nella maglia sotto. Vi dà più stabilità al bordino perché potete anche agganciarla direttamente alla catenella, ma rimane un po' meno stabile, quindi andiamo ad agganciarlo, vedete, sotto qui. Ora io capisco che il marrone è scuro, si fa un po' fatica da vedere, ma ecco qua. Dico che mi sto agganciando sotto. Poi potete fare come volete. L'unica cosa è che se voi l'agganciate più su, guadagnate quel mezzo centimetro che potrebbe sfasarvi tutto. Quindi vi consiglio comunque di rimanere in queste misure. Quindi ecco qui. Andiamo tutto il lato, facciamo tutto il lato. In questo modo, sentite il rumore perché questo uncinetto è molto molto vecchio e io lo uso perché scorre benissimo sui cordini. Siccome è molto usurato, si è consumato tanto da scorrere veramente molto bene rispetto ad altri uncinetti. Quindi siamo nell'ultimo punto, catenella. Rientriamo nell'ultimo punto e ci ritroviamo di nuovo sul lato lungo. Ora io farò tutto il lato lungo da sola e ci rincontreremo quando arrivo qui perché vi faccio vedere la chiusura del lavoro. Quindi giunti alla fine, all'ultimo angolo, cosa facciamo? Tagliamo il filo, non tanto lungo, tanto non ce ne serve, lo sfiliamo. Lo infiliamo nell'ago da lano tirafettuccia. Io ho usato questo perché effettivamente questo cordino è a base piatta e ci entra benissimo. Quindi cosa facciamo? Entriamo nella catenella qui, in questo senso. Entriamo in questo modo e al centro di quella precedente. Quindi andiamo a ricostruire una catenella che non c'era. Quindi nascondiamo il filo, il nostro filato lo nascondiamo un pezzettino, così, sul retro, in questo modo. Non vi preoccupate se si vede, tanto poi c'è salpa, fodera e tutto quanto. A questo punto io taglio e poi andrò a bruciacchiarlo con l'accendino, che in questo momento non ho, però comunque è bello bloccato. Quindi, come potete vedere, abbiamo il nostro pannello. Ora andrò a tagliare la salpa tenendo il perimetro fuori, anche qualcosina meno. Ecco, quindi magari mi aggancerò a metà dell'ultimo punto. Comunque vi do le misure precise appena avrò tagliato la salpa. Allora, la mia salpa, io, vedete, è quella più spessa, rigida, l'ho tagliata 29 per 16, quindi un centimetro meno del nostro pannello. Non andrò a forarla perché la ricoprirò direttamente con la stoffa e con la stoffa andrò a cucirla al pannello. Quindi mi sembrava un passaggio inutile quello di forare la salpa, cucirla, perché tanto poi la stoffa la terrà attaccata al pannello. Vedete, serve proprio per... Vedete come rimane bello rigido con la salpa? Rimane veramente molto molto bello rigido. Mi raccomando, i bordi, vedete che questo era al contrario, fateli sul lato dritto in modo da avere poi le rifiniture e il tutto sul dritto, però vedete con la salpa rimane veramente molto rigido e veramente bella. Allora, ora io vado a tagliare la stoffa e vi faccio vedere poi come si cuce. Ovviamente la stoffa dovrete tagliarla almeno un centimetro di più della salpa, perché ovviamente dovete avere poi l'appiglio per poterla cucire al nostro pannello.
taglio la stoffa e ci rivediamo. Ora, come potete vedere, io con una punta di colla per tessuti vado a, ecco qua, è un po' dura, mettere sul bordino la mia bella striscetta di colla. Faccio più passaggi perché questa colla è molto filamentosa. Ecco qua, pulisco e vado a ripiegare la mia stoffa. In questo modo, non vi preoccupate se ci sono sbavature, questo è il retro. Quindi, fatto in questo modo, vedete, poi da questo lato risulta bella rifinita. Allora, faccio la stessa cosa qui, magari piegandola prima così e poi così, come quando facciamo i pacchettini, diciamo. I pacchetti regalo, quindi vado a fare la stessa cosa qua, passando anche sopra la stoffa. Allora, ho anche la colla a caldo, ma questa ha una tenuta che è la fine del mondo. Dopo vi dirò che colla è. L'ho presa, scusate, l'ho presa in un colorificio e ha una tenuta molto stabile. Vado a chiudere così, tipo pacchettino, così l'angolo è fatto bene. Se poi non chiude benissimo, andiamo ad aggiungere qualche pezzettino di, ecco qua, vedete? Viene chiusa bene. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato in modo da avere tutta la nostra, ecco qua, al massimo mettiamo un puntino per fermarla. Voglio fare tutto con voi perché così vedete bene come funziona. Va bene anche l'attac. Sappiate che io il più delle volte uso anche l'attac perché è una colla che tiene benissimo, benissimo incollato anche il tavolo, ma non importa. Allora, colla qui, ecco qua, qui, una puntina. Ho anche la colla a caldo, ma adesso attaccare la pistola era un po'. Ecco qui. Si lava via dalle mani tranquillamente, non è come l'attac che vi appiccica tutte, non scotta come la colla a caldo. Dopo vi dico che marca è. Voilà, andate, puliamo bene e rivoltiamo anche questo. Ecco qua. Come lo lasciamo asciugare, ovviamente, come potete vedere, la fodera è ben messa. Dopo, quando piegherà, sarà così. Ora la lasciamo asciugare perché ha bisogno del suo tempo questa colla per asciugare. Vi dico che questa colla è una. Ecco qua, vedete? Polisticolla, adesivo rapido, va bene per i tessuti, per la gomma, spugna, carta e cartone e polistirolo. È proprio una colla che è adatta a molti materiali. È molto simile alla colla a caldo. Io l'ho comprata in colorificio, veramente comodissimo. Una volta asciugata non la stacca più nessuno. Quindi direi che lasciamo asciugare il nostro pannello e procediamo con l'attacco dei laterali. Eccoci qui con l'aggancio del laterale. Ovviamente io ho lasciato sotto il pannello marrone perché bianco su bianco, vedete, non si vedeva nulla. Quindi ho lasciato sotto appoggiato il pannello marrone. Andiamo ad agganciare i nostri laterali. Vedete, uno l'ho già fatto. Andiamo a fare il secondo. Allora, prendiamo. Infiliamo il nostro foro e ci portiamo fuori il filo. Prendiamo il filo giusto, quindi quello attaccato alla rocca, e facciamo un nodino. Ovviamente poi andremo a stringere, ecco qua. E ne facciamo un secondo. Comunque sarà considerato come uno perché il primo ovviamente non è lavorato interamente, è solo un nodino. Passiamo al foro a fianco e facciamo due maglie basse in questo modo, una e due. Intanto io mi sto tirando dentro la codina dietro, così perlomeno abbiamo la codina bloccata. Due nel prossimo foro. Due in quello successivo. Allora, io ne sto facendo due.
Ricordatevi che a seconda del filato che state usando, a seconda di vari fattori, potrebbe variare, diciamo, il numero per l'aggancio. Quindi ora io arrivo a 2 fino a questo foro, quindi il penultimo prima dell'angolino. L'ultimo prima dell'angolo lo lavoriamo insieme perché questi tre vanno lavorati in modo diverso, quindi proseguo fino a qua e ci rivediamo nell'angolino. Giunti alla penultima prima dell'angolo, vedete questo foro qui, io in questo ne lavoro 3. Quindi 1, 2 e 3. Tre nell'angolo, uno, aspettate, uno, due e tre, e tre in quella a fianco, uno, due, e 3. In questo modo. Quindi ne vado a lavorare 2 in questa centrale dove c'è l'ovale. 1 e 2. Dopodiché 3, 3 e 3. 1, 2, 3, 1, 2 e 3, con quella a fianco. Uno, non è difficile, è perché ho la videocamera davanti e quindi faccio fatica a vedere. E tre. Proseguiamo a 2 fino a qui, lavorando anche l'ultimo a 2. Ci vediamo ovviamente qua, vi faccio vedere come fare gli angolini. Giunti quindi all'angolo, dicevamo ne lavoriamo 2, una, scusate, eh? Facciamo in modo di rimanere sul lato giusto, altrimenti poi viene un lavoro fatto male. Quindi 2, una catenella, rientriamo e ne facciamo altre 2. 1 e 2. Vedete, andiamo a coprire bene tutto l'angolo. Ovviamente ora ne facciamo 2 in ognuno di questi due fori, perché comunque sono dritti. Vi assicuro che è semplicissimo. Io con la videocamera davanti faccio un po' fatica perché ho le braccia in una posizione dove mi scivola tantissimo il filo. Quindi 2, entriamo in questa e ne facciamo altre 2. Una, 2 la catenella, tagliamo il filo e andiamo a comporre la mezza maglia che ci mancava prima, quindi sfiliamo in questo modo, lo infiliamo nel nostro ago, tirafettuccia, vi consiglio il tirafettuccia, in questo momento ho questo da lana, va bene lo stesso, però un po' si fa fatica. Entriamo nella catenella che ci ritroviamo qua lavorata, in questo modo, stiamo andando a comporre la catenella che ci manca e poi entriamo nell'ultima.
lavorata, prendendo magari anche qualche filo dietro così rimane più stabile. In questo modo, devo aver preso un filo. Ecco qua, un po' sfilato, non fa niente, tanto poi lo andiamo a bruciare. Ecco qui, abbiamo fatto il nostro angolino. Ora tagliamo dove si è sfilato perché può succedere che si sfili. A questo punto io invece di nasconderlo lo andrò direttamente a bruciare con l'accendino, così sono sicura che lo blocco. Ecco, lo taglio corto corto e lo blocco. Mi raccomando, non bruciate la pelle. È una pelle molto bella, è un peccato bruciarla, quindi state molto attenti. Come vedete, i nostri due laterali sono fatti. Ora andremo a cucire, ecco qua il nostro pannello nel frattempo è asciugato, andremo a cucire il nostro pannellino qui, ma prima dobbiamo cucire questo, perché se non lo cuciamo subito rischiamo che poi non possiamo più attaccarlo, quindi dal dritto, adesso tutto pieno di cosine, stiamo 3 centimetri sotto al bordo, vedete che è giusto giusto questo, proprio della larghezza giusta, siamo 3 centimetri sotto in questo modo, in modo che quando poi noi andiamo a ripiegare la nostra borsetta questi fori rimangano sul dorso della borsa. Quindi cosa facciamo? Siamo 3 centimetrini sotto in questo modo e andiamo a cucire la nostra, togliamo intanto la ribaltina così non ci dà fastidio. La ribaltina la togliamo. Andiamo a cucire qua con ago e filo, lo facciamo subito insieme. Allora, siccome a me piace un po' di più la cucitura a catenella, è quello che farò. Ora vi faccio vedere. Allora, faccio passare il filo sotto, così ce l'ho giù. Qui. Infilo. Poi voi per andare dritte seguite proprio le maglie. Vedete, le maglie ce l'avete lì. Io infilo l'uncinetto in questo foro. Rimane un po' durino perché questi fori sono leggermente più piccoli. Allora stringo la mia catenella attorno all'uncinetto e la porto fuori dal foro. Vediamo se ci riesco. Eccola qua. Vedete, l'ho portata fuori dal foro. Ora allarghiamo un pelino perché il nodino l'avevo lasciato un po' troppo stretto, mentre deve essere un po' meglio morbido in questo modo. E cosa facciamo? Rimaniamo sempre in linea con le maglie sotto, quindi rimaniamo sempre dritti, altrimenti agganciamo tutto storto. Entriamo nel prossimo foro prendendo sia il foro che, ecco qua, vedete, la borsa. Sia il foro che, ecco qua. Usciamo prima da questo e poi vediamo se l'inquadratura favorisce questo e chiudiamo con una maglia bassissima. Vedete, si crea la catenella. Io preferisco la chiusura a catenella che la cucitura dritta. Rimane molto molto più bella, cioè a mio gusto, poi ognuno ha il suo gusto personale. Rimanete sempre in linea con il lavoro sotto. Scusate, sono in una posizione per la registrazione che non è tanto bella. Vedete, prendo il filo, me lo porto fuori dal foro in questo modo, vedete? Così. Ecco qua, teniamo dritto sempre, mi raccomando, entriamo nel prossimo foro e facciamo la stessa cosa, quindi ci prendiamo il filo tirandolo un pochino. Io da dietro riesco a, ecco qua, intuire che l'ho preso. Vediamo. Così. Non è facile come cucirlo, però vi assicuro che a me piace di più. Ecco qua, e rimane anche un po' più forte, vedete? Rimane una cucitura così con la catenella un po' tirata, a me piace moltissimo. Allora, proseguo da sola perché rimane un po', vedete come
rimane bella forte. Proseguo da sola perché davanti alla registrazione è un po' complicato, però io penso che di essermi spiegata bene. Quindi, al massimo, per tenere fermo qui, potete usare delle pinzette in modo da non spostare, vedete, il lavoro e avere sempre l'altezza giusta. Quindi proseguite in questo modo, vedete, girate, fate passare l'uncinetto, prendete il filo. So che è un po' difficile, ma potete decidere voi, io preferisco così. Poi voi potete fare dentro fuori con ago e filo e la cosa rimane più semplice, vedete? Ecco qua, rimane la catenellina bella sulla vostra patellina. Quindi io proseguo da sola perché davanti alla registrazione è leggermente complicato, però ovviamente vedete, io la trovo più forte e più bella da vedere. Vi lascio proseguire da sola e una volta che abbiamo attaccato questo vi faccio vedere come attaccare poi la fodera e la salpa al nostro pannello. Ecco qui attaccata la nostra patellina, vedete proprio attaccata bene. Per tirar dentro l'ultimo punto, non ve l'ho fatto vedere ma ve lo spiego, guardate, vedete com'è bella attaccata bene bene, perfetta. Per attaccare l'ultimo punto, lo tirate, lasciate in modo che l'occhiello rimanga alto, infilate in un altro punto l'uncinetto da dietro. E lo agganciate e lo tirate dietro e dopo fate un nodino. Qui dopo io andrò a bruciare i nodini. È anche vero che potrei lasciarli e cucirli sotto la fodera, è sempre una sicurezza in più che se si dovesse scucire qualcosa avete il filo attaccato per poter rimediare. Ora cosa facciamo? Andiamo a chiudere la nostra borsina così. Allora, intanto appoggiamo anche soltanto in questo modo per vedere se è giusto. Sì, perfetto. Vedete, dovete piegarla a metà e fare questo lavoro per vedere, vedete, dove agganciare la nostra ribaltina. Quindi facciamo in questo modo, facciamo così, sappiamo che va attaccata qua, la infiliamo. Guardiamola bene per infilarla così ci entra bene. La infiliamo, controlliamo che sia al centro e che sia dritta. Se non siete sicuri, prendete il centimetro e controllate perché deve essere al centro. Quindi ho 6 centimetri di qui e 6 centimetri di qui. Sono al centro. A questo punto possiamo, ecco qua, aspettate, stringere o allargare la nostra ribaltina, dipende da come volete. Io preferisco sempre allargarla. In questo modo, vedete, l'abbiamo agganciata. Ovviamente io in questo momento ho sbagliato. Guardate. Dovete togliere questo ferro che va attaccato dietro. Il mio errore serva a voi per non sbagliare. Ecco. Quindi vado a rinfilarla. Dov'è che era? Qui. Qui. No, è storta. Mi raccomando, dritta. Rimisuriamola per sicurezza. Mi sembra proprio al centro, ma per sicurezza rimisuratela. Se la dovete staccare anche più volte, misuratela sempre. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Qua siamo a 6 e qua siamo a 6, perfetto. Quindi giro, infilo. Ecco qua il nostro, la nostra fascetta e bene, chiudiamola dentro uguale, dentro fuori uguale. L'importante è che la fascetta tenga. Ecco qua, vedete la nostra ribaltina è attaccata e questo fa da sostegno per quello che andava. Ecco qua, vedete? In questo modo la nostra borsettina ha la chiusura ben fatta. Perché abbiamo fatto tutto questo prima?
Abbiamo fatto tutto questo prima perché ora andiamo a cucire la fodera e una volta cucita la fodera non ci saremo più potuti attaccare né con la patella né con la chiusura ribaltina, quindi era un lavoro che andava fatto subito. Ora prendo ago e filo e vado a cucire prendendo il dorso della, diciamo, della stoffa, vado a cucirmi tutta la mia fodera con incorporata la salpa. Ovviamente voglio farvi vedere anche come cucio. Allora, io prima prendo un pezzo di cordino, quindi entro solo nel cordino in questo modo e poi vado a prendere il dorso. Vedete? Il dorso della stoffa. Con all'interno la salpa sarà più semplice perché la salpa è leggermente spessa e crea un dorso leggermente spesso. Quindi vedete, riesco ad entrarvi bene e la cucitura risulta invisibile. Aspettate perché ogni tanto si tirano i fili. Usando io il filo doppio, ogni tanto, ecco qua. Vedete che la cucitura è molto pulita, non si vede nulla perché rimane nascosta. Quindi vado a fare ciò, teneteveli sempre ben dritto. Vedete che io sto lasciando fuori proprio l'ultimo punto, l'ultima maglia bassa che ci servirà poi per attaccare i laterali. Quindi fate questo per tutto il perimetro, stando sempre attenti, tirate bene anche il filato sotto in modo che cucite lasciando l'ultimo giro di perimetro libero perché poi va attaccato ai laterali. Faccio tutto così anche da questo lato potete tenerlo anche più alto perché tanto è già attaccato e anche questo potete tranquillamente andare a filo perché è già, non dovremo attaccarci da nessuna parte. Quindi vedete, sta piano piano prendendo forma la nostra bellissima Miss Baby. Allora io proseguo, volevo solo farvi vedere come stavo cucendo proprio perché per chi non lo sapesse fare è veramente una cosa semplicissima. Ecco qui attaccata, vedete la nostra fodera attaccata molto bene, bella indurita, vedete qui c'è la nostra bella chiusura. Ora dobbiamo andare ad attaccare i laterali. I laterali sono semplicissimi da attaccare perché dobbiamo semplicemente accostare il laterale alla borsa e cucire pezzettino per pezzettino. Comunque adesso lo facciamo insieme. So che è scuro e non si vede nulla, ma ci proviamo. Infiliamo il nostro ago tirafettuccia e partiamo esattamente dall'angolo. Allora, la prima cucitura sarà un po', anzi, facciamolo da questo senso verso questo perché ecco qua. Così rimane sotto la borsa. Dopo faremo un nodino con questo. Adesso lo lascio lungo. Entriamo, guardate, entriamo ed usciamo sotto ogni costina. Ripeto, le prime sotto la patella potrebbero essere un po' più difficili, ma in realtà no, perché si stacca bene. Vedete? Entriamo ed usciamo. Scusate, ho qua tutti i miei aggeggini. Entriamo ed usciamo e lo facciamo così per tutto il nostro, ecco qua, perimetro e attacchiamo i nostri laterali. Vedete? All'inizio si vede il filino, lasciatelo pure morbido perché poi quando andremo a stringere si unirà per bene. Quindi entriamo di nuovo da questo lato, usciamo da questo, insomma prendendo, scusate, tutte le catenelle di nuovo da questo lato e da questo prendendo la catenella intera. Di nuovo qui a fianco prendiamo la catenella intera e così facendo uniamo i nostri lembi. Vedete? La prendiamo intera. Ecco qua. Quindi, vedete? Stiamo attaccando perfettamente la nostra. Ora potete anche tenerla così se vi è comoda, così la vedete bene. Vedete? Ops, mi si è sfilato il tirafettuccia
Comunque, proseguiamo in questo modo. Adesso riattacco la fettuccia. Capitare perché l'ho tenuto molto corto. E proseguiamo in questo senso, vedete? Prendendo tutta la catenella. Non tirate veramente troppo perché sennò fa quella brutta cosa che si, come si dice, si arriccia tutta. Quindi andate così per tutto il perimetro. Una volta affrancato tutto un lato, vedete che è preciso. Vabbè, adesso non si vede bene perché è preciso. Andiamo a fare la stessa cosa con l'altro e praticamente la nostra borsa sarà finita. Prima di continuare il mio lavoro, vedete, a volte capita che si sfilano i capi del nostro cordino. Io faccio in questo modo, taglio e per non farlo più sfilare do una scaldatina, vedete? In modo che non si sfili più. Mi raccomando, non date fuoco alla casa, però in questo modo non vi si sfileranno più, perché vedete, a volte il cordino tende a disfarsi e quello è il modo migliore per evitare che lo faccia. Quindi, dettovi questo trucchetto, io proseguo nella mia cucitura. Ecco qua. Vedete, il primo laterale è perfettamente attaccato, vedete? Come è attaccato bene, molto bello, il retro è bellissimo con questa catenella. Ora andiamo a attaccare l'altro laterale. Guardate anche dentro che bella foderata, perfettamente. Vedete? Ve la faccio vedere adesso che ancora si apre. Questo lato ho deciso di non foderarlo perché è molto molto bello, vedete? Molto ben rifinito e tra l'altro è un colore molto simile alla stoffa che ho utilizzato, quindi non necessita di essere foderato. Vado con l'attaccare il secondo laterale e poi mettiamo la catena e la nostra Miss Baby è finita. Eccola qua finita, guardate che bella. Ora la catena si infila in maniera molto particolare. Allora dovete far entrare, guardate, scusate il rumore, ma dovete far entrare nel primo forellino un pezzetto, anzi lo facciamo al contrario, facciamo entrare da davanti e lo facciamo uscire da dietro. Così. Stessa cosa facciamo di qua, quindi la facciamo entrare da questo lato, voilà. La facciamo uscire da questo, ecco qui, e ora con una pinza andate ad aprire l'ultimo anellino ed andate ad agganciarlo. Io lo faccio da sola perché le mie pinze sono inguardabili, dopodiché vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco qua la mia Miss Baby finita. Guardate che bella. Qua c'è la catena che potete portarla così, poterla portare corta oppure la tirate e ve la potete portare tranquillamente a tracolla. È stata velocissima e facilissima da realizzare. Vi faccio rivedere l'interno, guardate, completamente foderato, veramente molto molto bello, vedete? E non si vede più, ovviamente, vedete il ponticello dentro perché rimane tra la salpa, la fodera e la nostra borsa. Guardate qui, bella indurita con i bordi perfetti. Scusate l'inquadratura, ma io inquadro molto da vicino. Vedete precisissimo il bordo. Ecco qua la nostra Miss Baby, veramente molto molto bella. Vi ricordo che per tutti i materiali potete andare sullo shop Intrecci Preziosi di Federica Evaristo. I materiali sono tutti ottimi, è vera pelle rifinita benissimo. Anche il cordino, in questo caso io ho usato un tripolino slim, ma voi potrete usare qualsiasi altro filato. Per questa borsa io vedo molto bene anche il cigno italiano, ci sono veramente tantissimi colori, veramente molto molto belli.
Io vi saluto, spero che vi sia piaciuta la mia versione di questa bellissima borsa. Ringrazio Federica per i suoi materiali. Vi mando un bacione grande al prossimo video tutorial. Ciao ciao da Luci, a presto!